Ciao a tutti, ecco qui una nuova collector per cui fare l'unboxing, però vorrei fare prima una precisazione. Questo titolo molti pensavano che l'edizione collector sarebbe stata un'esclusiva GameStop. Per fortuna si sono presi una bella inculata, in quanto THQ, fallita nel marzo 2011, ha passato la gestione dei propri titoli da Halifax, che dava l'esclusiva GameStop per i loro soliti intrallazzi, a Koch Media, la quale ha deciso di togliere l'esclusiva GameStop, che tanto si vantava, e ha dovuto bloccare tutti i preordini e in alcuni casi anche rimborsare i clienti, e darla anche a tutti gli altri comuni mortali. Benissimo. Adesso possiamo tranquillamente dire che un certo sito di videogiochi dovrebbe smettere di dire puttanate, non tanto per il fatto che il titolo sia arrivato non in versione numerata, quanto per il fatto che non è neanche di difficile reperimento. Infatti non lo potete trovare solamente alla GameStop, ma lo potrete trovare anche presso MediaWorld, presso alcuni ipermercati, presso i negozianti, senza bisogno di ricorrere per forza a una certa catena in cui loro hanno dei cosiddetti cari amici che gli danno le notizie in anticipo. Detto questo, passiamo pure a vedere cosa c'è all'interno. Come potete vedere, la maschera è ben fatta, anche se estremamente leggera, in quanto di plastica vuota. Le sfumature e i dettagli sono veramente ben fatti e le dimensioni sono effettivamente quelle di una faccia. All'interno possiamo trovare anche la base e sul retro possiamo vedere tutte le diciture del produttore. Una volta messo in piedi, giusto per essere chiari, come potete vedere sul retro non c'è alcun tipo di numerazione, a differenza di quanto detto da determinate persone assolutamente non affidabili. Ed ecco che una volta montato fa la sua bella porca figura. Al di sotto possiamo trovare un piccolo pezzettino in cui sarà presente l'artbook, scusate, in cui sono presenti tutti i disegni relativi al gioco. E pur essendo piccolino è ben fatto, veramente ci sono dei disegni in cui si può vedere bene il tratto del disegnatore, e anche il retro ricorda esattamente il logo di Darksiders. Non so se si riuscirà a vedere in quanto si è stampata in lucido, e il frontale ha il nome in rilievo e ovviamente il gioco in versione limited edition, che comprende anche il DLC Argus Tomb, che una nota catena quale GameStop pubblicizza come loro esclusiva sul pre-order. Bene, vorrei dire loro che, vedete questo triangolino qua? Indica che non è una vostra esclusiva, quindi smettetela di fare buffoni, per cortesia. Detto questo, il gioco speriamo che mantenga tutte le aspettative e che possa essere stato anche sicuramente migliorato. Vedremo un po' come si evolverà la cosa. Grazie a tutti, ciao!